Ok, dai, che ora inizia la parte divertente. Whee! Vai, spacca tutto! Boom! Ok, che bello, ora inizia la parte divertente. Adesso ci divertiamo a distruggere qualsiasi roccia che ci sia su questa spiaggia. E finalmente costruiremo la casetta! Whee! Boom! No, vabbè, adoro questa creatura. Ok, parte divertente finita perché ora ci tocca spaccare legna. Però qua abbiamo trovato una cassa. Cosa c'è? Oh! Ah, ok, è una di quelle note che si trovano ogni tanto in giro per le mappe di Ark. Io sinceramente non ne ho mai trovate tante, non le ho mai lette tutte, dico la verità. Però non mi dispiacerebbe iniziare magari tipo una ricerca a tutte le note che ci sono su Aberration. Perché no? Ma guarda, le note della nostra cara Elena ci fanno anche level appare. Come siamo contenti, ma come siamo tanto contenti. Momento di pausa dalla raccolta legna perché non ce la facciamo più. Io, Gina, volevo farvi vedere che abbiamo il caricatore di batteria, il centro di ricarica, non so bene come si chiami, anche qui. E qua ci sono delle bestioline colorate. Guarda che bellino! No, io lo voglio. No, appena un attimo me li prendo questi solo per il colore. Guarda, oddio, il parasauro sembra tipo scoiattato vivo, ma vabbè. E da questa parte abbiamo un'altra pianta Z e io vorrei provare a vedere se mi dà un semino. In teoria, restando qua per un po', ci dovrebbe dare un semino, giusto? Sì, vabbè, ragazzi, io sono qua da un'eternità, questa non sta dando niente. Cioè, aspetta, che fa? Semino! Semino, sì, mi ha dato il semino, mio semino, perfetto! Benissimo, allora questo in teoria, grazie piantina, ce lo dovremmo poter mettere in un appezzamento di terra, oppure e per far crescere appunto una pianta Z, oppure dovremmo poterlo usare per addomesticare diverse creature. Quindi adesso vedremo un attimino che farne, poi cercheremo magari di raccoglierne altri. Cosa? Ho sentito il verso di un raptor. Ho sentito il verso di un raptor. Dove? Non vedo niente. Sono quasi certamente sicura di averlo sentito, però. Ah, ma allora non ce lo siamo sognati, guarda! No, vabbè, è rimasto bloccato lì! Ma che livello è? Scusa, fa impressione, tra l'altro, guarda il colore, aspetta. Livello 9, oddio, livello schifo, però guarda il colore! Cioè, è inquietante, tipo demoniaco, io lo voglio. No, scusate, questo è troppo ghiotta come cosa. Ripeto, lo so, è un livello 9. Ma guardate il colore, cioè, io lo voglio. Se stai un attimo fermo, tra l'altro, tizio, mi fai un favore. Lo so che non dipende da te, però cerca di fare il possibile. Grazie. Ma guarda che ci è svenuto con solo due terremoto? Terremoto? Oggi sei incredibilmente puntuale. Cioè, peggio di un orologio svizzero. Cioè, appena addormentata la bestia, zac, terremoto come al solito. Raptor demoniaco, come stiamo? Sempre ondeggiando qua sotto, sì, guardalo, ma poverino. Riuscirò a beccare l'inventario? Sì, ok, no, pensavo fosse buggato male e non riuscissi neanche ad accedere all'inventario. Dai, sarà questione di pochi istanti e avremo anche il raptor demoniaco. E vabbè, dai, tra una raccolta e l'altra si può sempre addomesticare qualcosa, no? Ed ecco anche il nostro raptor demoniaco che sembra scoiattato vivo, ancora buggato male. Sì, Gina, ora andiamo a bere. Ha sempre sete, sta donna. Il raptor non riesce a seguirmi, vero? No, è rimasto in casa. Sta oscillando là ancora tra le rocce, povera bestia. Sì, parasauro, l'ho capito, c'è roba in acqua, basta. Raptor? Dove è finito? No, non è più incastrato? Non so dove si. Dov'è? Raptor? Oh, oddio! No, si è incastrato ancora peggio nella roccia. Vuoi dire che tipo è entrato dentro? No, non vedo scritte. Non vedo scritte, non sento versi, quindi in teoria no. Ah, oh, dove cacchio è finito? Ma porca miseria, come siamo arrabbiati. Io e Gina prendiamo a pugni tutto. No, non è vero, dai, usiamo l'accetta. Ma porca miseria, dai, io lo volevo il raptor demoniaco ormai. Mi ci ero già affezionata. Non è mica giusta questa cosa. No. No, ma dove? E vabbè, Ark, ma me l'hai nascosto tra i cespugli il funghetto magico. Ma dai. No, vabbè, mi stai imbrogliando però. No, dai, non ci credo. Non ci credo, noi non ci siamo neanche fatti il letto. Io non ci posso credere. E adesso, cioè, respawniamo alla base di prima. E siamo morti. Sì, grazie, me ne ero accorta. Non c'è bisogno della scritta, ce ne eravamo accorti. Io non ci credo. Io non voglio crederci. Siamo provati di nuovo a respawnare davanti a casa. Ma non è possibile! Non è possibile! Ma porca miseria, ma perché mi fa respawnare sempre qua? Perché? Perché? No, io, no, no, vabbè. No comment. No, vabbè, ma guardate chi è tornato! Guardate chi è tornato da noi, il nostro raptor infernale, il raptor demoniaco che sembra scoiattato vivo. Dio, che impressione che fa. Ciao Lillo, perché ti incastri sempre in mezzo a roba tu? Ma guarda il level up! Non ha fatto una mazza fino adesso, probabilmente, però il level up, ciao!
Ma guarda, guarda, oddio, fa impressione di me, mette ansia. Mi mette ansia, è brutto persa sta bestia. No, vabbè, è perfetto per Halloween. Guarda, mi ha spaventato anche il povero raccogli rocce, ma poverino. Peraltro vorrei far notare in questo armadio quante rocce. E sono una minima parte, ve lo giuro. Molte le abbiamo anche dovute buttare. Allora, noi qua abbiamo iniziato a buttare giù due fondamenta con la Osocraft. Che bello poterla usare, sono così contenta. Però non mi ero accorta che in effetti qua è un po' in pendenza. Quindi probabilmente dopo questa fila compenetrerà male con il terreno. Ah, questo potrebbe... sì, infatti. Infatti, uffa uffa, noi avevamo fatto il progettino, il piano super bellissimo come al solito. Però niente, Ark ci rema contro. Va bene, troviamo una soluzione, magari la mettiamo per di qua? Sì, la allunghiamo da sto lato, visto che ci sta, perfetto. Farà un po' tipo effetto terrazzetto, però va bene, non ci dispiace. Ok, allora, noi abbiamo tolto le scale, aggiunto una fila di fondamenta da questo lato e adesso rimettiamo le scalette. Questa cosa tra l'altro è fantastica della Osocraft, che si può togliere e rimettere la roba senza distruggerla. Sì, però terremoto, momento sbagliato, momento tanto sbagliato. E ci si mette pure il paracera qualcosa laggiù, ma porca miseria. Dai, vi prego, non posso costruire in queste condizioni io. Level up. È vero, ma guardate quanto stiamo salendo. Sono troppo contenta, dai che forse riusciamo ad andare con il Ravager. Scusi? Scusi? No, ma sta scendendo dalle scale, incastrata malissimo. Io starei costruendo, si toglie dai maroni, grazie, gentilissimo. Perfetto, ottimo. Ah, vibra tutto, ma porca miseria, ma porca miseria. Il terremoto è finito, lo so che potrebbe non sembrare, ma vi assicuro che il terremoto è finito. Tutto sto casino lo sta facendo sta bestiaccia che continua a provare a salire dalle scale. Vediamo che livello sei, femmina 38, va benissimo, femmina 38 perfetto. Tanto c'è i carnivori pigri, non ha manco senso lanciarglieli contro, me la domestico e via. Prima vediamo di allontanare le nostre due creaturine qui, soprattutto il raptor infernale, perché ci muore sicuro, sicuro. Ok, dai, allora, in teoria di qua, a meno che non riesca a salire le scale, non dovrebbe arrivarci, quindi vediamo se da qui riusciamo ad addomesticarcela in tutta tranquillità. No, ma dai, ma se la prende con l'armadio, ma no, dai che ce l'ho riempito di rocce, ma ti prego, ma guarda come sei cattiva, sei brutta e cattiva, vattene via, dai. No, mi ha distrutto l'armadio, mi sa, vero, maledetta, maledetto. No, non prendertela anche con la mia casetta. Non andare verso la casetta, no. Ah no, sale? Ah, lei sale, lì c'è tipo un gradino. Non l'avevo visto, scusi. Aspetti che mi allontano un attimino. Aspetti che non ho voglia di pigliarle oggi. Dai, che è già stata una giornata difficile. Non ho voglia di essere spiaccicata dai tuoi zamponi. No, tesoro bello, no, 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 non verso l'acqua, non verso l'acqua, fai il favore, torna indietro. E ovviamente si è addormentata proprio in mezzo all'acqua, proprio al centro. Mi fate passare, grazie. No, ma dai, ma uffa, ma io adesso la volevo. Tu ci muori, vero? No, oddio. No, la barra dell'ossigeno non sta scendendo. Ma com'è possibile? Cioè, mi sembra abbastanza sott'acqua, direi, quantomeno la testa. Sì, la testa è sott'acqua, dai, c'è solo quel pezzettino di schiena lì sopra, ma... è sufficiente quello per respirare per te? Respiri attraverso la pelle, ok, va bene, per me va benissimo, figurati chi si lamenta, chi si lamenta. Ma chissà chi mi avrà distrutto gli ultimi scalini, chissà, chissà. Allora, direi che il primo piano lo facciamo sicuramente alto 2, e invece il secondo piano alla fine mi sa che lo faremo solo alto 1, tanto ci dovrà stare il letto e basta. Qui direi che possiamo cominciare a chiudere, ok, perfetto, allora quindi di qua ci sarà, qui sarà l'ingresso principale, qui la cucina diciamo, e poi laggiù in fondo mi sa che ci mettiamo delle scale a sto punto per salire al piano di sopra. Dai che inizia a prendere forma, guarda che carina, mi piace, però aspetta, allora queste pareti mi sa che le voglio togliere perché il corridoio solo largo 1 e senza finestre mi mette un po' d'ansia, mi ricorda un po' Shining e vorrei evitare. Ah, ci ho perso una parete? Ah, se tolgo la parete di sotto, quella di sopra sparisce. Ah, non lo sapevo. Non è che sia proprio pratica e funzionale questa cosa che spariscono le pareti così, ma vabbè. Qui mi sa che darà fastidio salendo le scale. No, forse no.
No? No, 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 ok, si sale perfettamente, ottimo. Benissimo, e di qua adesso ci faremo il piano di sopra, appunto lo faremo alto 1, alla fine ci metteremo solo il letto, un paio di armadi, giusto per il cambio di stagione, ecco. Tesoro mio, scusami, abbi pazienza, mi sono totalmente dimenticata di te, perdonami. Guarda quanti pesci. Mamma mia, ma sono tantissimi, sono anche colorati, che carini. Ma guarda quante scritte, ma è pieno. Guardali. Mamma mia, speriamo che non me lo mangino. Ok, direi che possiamo chiudere il piano di sopra. Da questo lato mi sarebbe piaciuto tanto metterci delle vetrate, ma purtroppo non abbiamo ancora fuso il metallo, dannazione. Forse è il caso che iniziamo a fare la fornace per poterci appunto fondere tutto quel metallo che siamo riusciti a raccogliere. Ma dai, guarda chi si è addomesticato nel frattempo. Ciao Lilla, non avvisare, mi raccomando, come stai? Un po' intontita, fai addormentarsi con la testa sott'acqua, non è che sia proprio stata una grandissima idea. Vieni, seguimi che ti porto fuori dall'acqua di corsa. Ce la facciamo? No, non ce la facciamo, ora non riesci a salire. Vediamo se di qua ci passi. No, no, manco di qua, ma com'è possibile? Aspetta. Da qui? Da qui ce la facciamo, oh alleluia, ce la facciamo, grazie. Ma no, di nuovo, dai, no, vabbè, io non ci posso credere. Mi hanno rotto gli scalini di nuovo, ma chi è stato? Ma perché ce l'avete con i miei scalini, ragazzi? Noi già siamo nanette, guarda che non riusciamo manco a salire, vabbè. Allora, là sopra per ora ho chiuso così, poi vediamo. Nel frattempo, con quel poco metallo che avevamo, ci siamo craftati due lucine, guarda che belle. Sto amando da morire questa mod, come sono felice di poter usare questa mod. Oh, qua l'ingresso, dai. Piazzala così, perfetto, mi piace, aspetta, prima di ogni altra cosa la fornace. Ho tanto metallo da fondere, quindi prima di tutto la fornace. La mettiamo qui in angolino, sì, ci sta, sì. Speriamo non sia compenetrata, no, ok, perfetto. Mettiamo ancora una ringhierina qui. Oh, perfetto, allora questa parte esterna sarà tutta zona lavoro. Così noi da qui possiamo entrare con le nostre bestie cariche di materiali e svuotare tutto dentro fabbricatore, cosa da lavoro, lì come si chiama, banco da lavoro, fornace, tutto. Mi piace, sì, mi piace, dai, è semplice, non tanto grande, però va benissimo per i nostri scopi, almeno per il momento. Forse la camera è anche fin troppo grande, vabbè. Allora, iniziamo a mettere anche il lettuccio super bellissimo. Lo mettiamo qui, perfetto, vicino alla finestrella. E sì, ho fatto anche la lucina e anche il comodino, che sono totalmente superflui e inutili, però superflui e inutili, però non importa, sono tanto carini e io li volevo tanto tanto. Dai, guarda come ci sta bene. Finalmente abbiamo una cameretta decente come si deve, sono tanto contenta. Gina, tu non sei contenta? Gina è contenta, Gina è tanto contenta. Qui ci volevo mettere l'armadio, però c'è la finestra. No, mi sa che devo cambiare la parete. Ciao, guarda come ci guarda la Lilla laggiù. Allora, proviamo a fare un cambio. Io provo a togliere questa. Crollato niente, no, perfetto. Togliamo anche questa. E facciamo, appunto, il cambio, l'inverto. Ok, perfetto, non è successo niente, non è crollato niente. C'ho un po' paura a usare la Osocraft, sinceramente, che mi sparisce roba ogni tanto. E finalmente possiamo mettere l'armadio. Oh, che carino. Aspetta, però. Mi sembra un po' stretto come armadio. Mi sa che spunta un pezzettino di fuori. Vedrai che c'è un pezzo di fuori che spunta. Allora, di qua si dovrebbe essere da sto lato. E infatti c'è tutto l'armadio che spunta da fuori. Ma non mi sembra tanto normale sta cosa. Ok, perfetto, risistemato. E ora è tutto a posto. Nella cucina abbiamo già piazzato un armadio. E ora io vorrei chiudere qua davanti, dove c'è la scala. Ok, così facciamo una specie di sgabuzzino praticamente. Mettiamo la porticina, aspetta. Ma ragazzi, la smettete di camminare avanti e indietro che mi distruggete di nuovo le scale? Porca miseria, mi incacchio male se mi distruggono di nuovo le scale. Ok, allora chiudiamo di qua, chiudiamo di qua, chiudiamo di qua. E il nostro sgabuzzino è bello che pronto. Con anche la finestrella. E qua potremo mettere veramente tanta 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 roba. Mi piace molto. Sì, decisamente Osocraft approvata. Possiamo iniziare anche a coprire qui, ok. Perfetto, quindi chiudiamo solo questa parte per ora perché sto finendo la legna. Poi più avanti chiuderemo anche da tutti gli altri lati. Dai, dai che è carina. Sembra un'enorme gigantesca stalla in effetti, però è carina. Aspetta, mi avete di nuovo distrutto. No, le scale, io non ci credo, ma non è possibile. Ah, quasi mi dimenticavo, dobbiamo rinominare un po' di bestioline. Allora, Giuseppe ci ha suggerito per il parasauro Torretta e mi sembra super appropriato, quindi la chiamiamo subito Torretta, immediatamente. Il nostro Ravager invece, ti ringrazio Schumacher Viv perché è bellissimo, fuffi.
Cioè, Fuffi è perfetto. Guardate che faccino fuffoso che non ha. Luigi invece ci aveva suggerito di chiamare il parasauro Recom, che è un personaggio sempre di Dragon Ball, per abbinarlo a Guldo. Però io sinceramente, Luigi, se non ti offendi, ci chiamo il Paraser Recom, perché guarda, cioè dai, l'espressione intelligente non è la stessa, cioè sono identici, gemellini, gemellini. Sì, finalmente metallo! Finalmente metallo, oddio, mi viene da piangere, sono commossa. Che bello, finalmente metallo. Il banco da lavoro lo mettiamo ovviamente qui. Speriamo che non abbia compenetrato con la parete. No, perfetto, perfettissimo, perfetto. E la nostra zona lavoro è quasi pronta. Ci mancherà poi il fabbricatore. Di qua invece abbiamo la cucina. Mettiamo di qua i nostri conservatori. Di qua ci piazziamo il cooking pot. Aspetta che è sempre un trauma. Ok, messo bene, sì, sì, perfetto, mi piace. E qui ora ci mettiamo un focherello, perché ovviamente da qualche parte la carnina ce la dobbiamo cuocere. È piccolina, è vero, però secondo me è accogliente, ha tutto quello che ci serve. E come se non bastasse, cioè c'è la super dispensa qui, cioè cosa vuoi di più? E di nuovo, non serve a niente in realtà, però è tanto carina la piantina. Io una la volevo, tanto serve solo un po' di pietra. Oh, guarda, carina, un po' triste lì da sola, però carina, dai. Non ci credo, ci possiamo fare anche le vetrate. Oh che bello, subito vetrate, veloce. Allora, per ora ce ne siamo fatte solo due, perché il metallo ci serve anche per altre cose, quindi non vorrei sprecarlo tutto per la prima casetta. Allora, una la piazziamo qui, non si vede una mazza, ma presumo, spero, solo perché è notte. E l'altra mi sa che ce la mettiamo da questo lato, a fare tipo angolino. Cioè, così si vede comunque una parte del fiume, della spiaggia dall'altra parte, con un po' di bestioline, mi sembra comunque carino, là. Cioè, tipo, aspetta, di qua il letto e di qua, tipo, aria lettura, una cosa del genere. Boh, non lo so, vabbè, dai, mi sembra carino. Così, tanto per sfizio, ci siamo fatti anche due o tre finestrelle, però sono proprio poche, dannation. Mi sa che riesco a metterle solo qui e di qua e dalle altre parti ci penseremo poi. Piano piano completeremo tutto, ma piano piano che mi serve tanta, tanta roba. Un po' di luce anche qui in cucina, subito sopra alla porta dello sgabuzzino, perfetto. Ne vorrei mettere un'altra qui all'ingresso della cucina, che mi sa che lascerò così senza porte, peraltro. E un'altra ce la piazziamo qui nella zona lavoro, che altrimenti non ci vediamo una mazza. E quanta luce che fa... No, aspetta però, aspetta, forse c'è Guldo che è un pochino... Dov'è? Ah, eccolo qua. Guardate che carino peraltro Guldo con la cuffietta, non è adorabile? Dai, è tenerissimo, mi piace un sacco. Allora, aspetta che ti spegniamo, Lillo, bravo. Ah dai, ne fa luce, magari ne mettiamo un'altra, è vero, però già così fa un po' di luce, non mi dispiace. Va bene ragazzuoli, allora per oggi io direi che la finiamo qui. A me la casa sinceramente piace tantissimo, è vero, sembra un enorme capannone, un'enorme stalla, ma non importa, a me piace, dai, è carina, è carina. Ok, allora io vi mando un enorme abbraccio, un grandissimo bacione e noi ci rivediamo al prossimo episodio, ciao ciao!